e mi tolga una curiosità. Come mai ha scelto proprio questo autore? Mi chiese il presidente della commissione di laurea durante la discussione della mia tesi magistrale in filosofia. Stavo rispondendo alle loro domande da almeno 40 minuti, seduto su una sedia rivestita di velluto, a sudare anche il vestito della mia comunione di 15 anni fa. Sentivo la tensione pulsare sulle tempie, gli occhiali scivolarmi in continuazione sul naso, la stanchezza urlarmi dentro qualcosa come «basta così». Come mai avessi scelto proprio Albert Camus per chiudere questi 6 anni di studio matto e disperato? Fondamentalmente perché mi mancava. Sentivo dentro di me proprio la malinconia della sua assenza. Solo che questo non potevo dirlo. Non sarebbe stato appropriato spiegare che avevo nostalgia di un uomo vissuto 50 anni prima. Così optai per una risposta più accademica. Una di quelle che i professori sono contenti e si va tutti a casa. Perché Camus è riuscito a farmi sembrare la vita meno assurda. Bene, Guerrini, la ringraziamo per il suo intervento, la commissione ora si ritirerà per deliberare sul voto da assegnarle, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so che volete sapere quanto ho preso. Alla fine si tratta solo di questo, di un voto. Un voto per capire se sei stato eccellente, bravo, mediocre o una pippa. Di tutto il resto non rimane nulla. Nessun contesto, nessun contorno. 6 anni a buttare anche il sangue sui libri e tutto quello che contava era un numero. Non vi farò aspettare. Il mio è stato 110 e lode, sicché la società direbbe che sono stato eccellente. Che io mi sentissi completamente svuotato, con la metà dei capelli di quelli che avevo all'inizio, un'ulcera allo stomaco, mal di schiena perenni, che io avessi barattato un'importante dose di vita per stare dietro a un sistema che ti appiccica sopra un numero e basta, di tutto questo non rimaneva niente. 110 lode, bravo Lorenzo, bravo figliolo mio, sei sempre stato in gamba tu. Sono sempre stato in gamba io. Mi chiamo Lorenzo Guerrini e questa è la mia storia. Gli Ascoltabili presenta La mia storia. Donne e uomini comuni, eventi straordinari. Mica lo sapevo che la parte difficile arrivava dopo. Pensavo che niente potesse essere peggiore del preparare una tesi magistrale, specie con il professore Tosi come relatore, che il 98% delle parole che dice è no. E per fissare un incontro con lui serve l'intervento del Presidente della Repubblica. E invece, l'università era la parte facile. Quella dove lo studio si mescolava con la vita più vera, più spontanea. Quella dove si diventa grande ma senza fretta. Quella dove gli amici poi durano per sempre. Quella dell'amore che sposerai, più tardi, certo, ma la consapevolezza nascerà proprio lì, nella parte di vita che era quella bella, e io non lo sapevo. Come un fesso, non avevo accumulato niente di tutto ciò. Un paio di sbronze dopo alcuni appelli tosti, 2 amici con cui studiare la notte in biblioteca, e basta. E ora eccomi qua, con i miei traguardi, il mio 110 lode, a cercare un lavoro che non so nemmeno che nome abbia. Ho mandato qualcosa come 51 curricula soltanto in questo ultimo mese. A un certo punto non mi preoccupavo nemmeno di fare una piccola selezione delle offerte di lavoro a cui rispondere, semplicemente mandavo candidature a tutto. Un giorno ho ricevuto un'email da una redazione che mi chiedeva un supporto autoriale per 3 articoli alla settimana. Tema cultura e storia. Il supporto non era retribuito, perché comunque mi assicuravano una certa visibilità e io avrei capito l'opportunità e dovevo rendermi disponibile il sabato e la domenica per la revisione di altri testi da pubblicare. Sinceramente, non la vedevo tutta questa opportunità. Vorrei dire che questa è stata la peggiore delle offerte lavorative che ho ricevuto, ma mentirei. È solo quella più recente. Benvenuti nel paese delle possibilità. Ah, no. Scusate. Insomma, non mi ci è voluto molto a capire che questa era la parte difficile.
Tesoro mio, ma che lavoro fa chi si laurea in filosofia? Me lo avrà chiesto 30 miliardi di volte mia madre, vi giuro. Ci vuole una certa dose di caparbietà per fare sempre la stessa identica domanda. Mamma, i filosofi possono fare tutto. E allora perché tu non trovi niente? Perché? Che ne so perché. Dovresti fare la domanda per il concorso e insegnare. Quello è il posto perfetto per te. 26 anni compiuti da un mese. Gli ultimi 6 passati solo a studiare e il posto perfetto era una posizione per cui avrei dovuto ancora studiare. Chiaramente qualcuno stava cercando di fregarmi. Peccato che non sia mai stato bravo a svelare gli inganni e a rispondere agli interrogativi. Le persone, dai filosofi, si aspettano di tutto, ogni genere di risposta, dal perché i tortellini hanno questa forma precisa al senso della vita. Un range che copre praticamente il 99% delle questioni di questo mondo. Ho scelto filosofia perché amo osservare, trascorrere le ore a guardare e basta, senza necessità di fare altro. Lasciare liberi i pensieri di scrutare e interrogarsi, e se qualche risposta arriva, bene, altrimenti mi stanno bene anche i punti interrogativi. La cosa più assurda di tutta questa faccenda è che durante l'università non ho mai avuto il tempo per osservare. C'era sempre un esame da preparare, un test da superare, un progetto da consegnare. In questo paese il sapere è una corsa, dove se rimani indietro sei fregato quasi quanto se arrivi primo. Assurdo. Ecco l'aggettivo perfetto per descrivere tutta la mia vita, per descrivere questa Italia. Poi uno si domanda perché abbia scelto Camus, l'autore per eccellenza dell'assurdo. Comunque, alla fine dei conti, l'insegnamento non mi dispiacerebbe. Lo so che uno dovrebbe puntare a quello che vorrebbe fare e non a ciò che non gli dispiacerebbe fare, ma la vita è l'arte dei compromessi, mia mamma lo dice in continuazione. È il suo secondo mantra, e forse non ha tutti i torti. Alla fine si tratta di prendere un tot di crediti in più, studiare per il concorso, cercare di superarlo e infilarsi nelle graduatorie. Certo, avrei dovuto mettere in conto il precariato, l'apertura dei concorsi una volta ogni 10 anni, l'opportunismo, il magico mondo della burocrazia italiana, le porte in faccia, la demoralizzazione. Però, insomma, l'avevo fatto fino ad ora, cosa mi costava farlo una volta in più? E quindi studio. Di nuovo. Studio per il concorso, chiuso nella mia stanza, circondato da libri, con una tazza di tè e un futuro in cui scommettere con una convinzione a metà. Basterà? Dalla finestra della mia stanza finisce l'inverno. Febbraio a Bologna è bellissimo. È del colore dell'argento. Si gela, ma ci si riscalda. In Piazza Maggiore la gente si stringe tra i cappotti e le sciarpe di lana. Alcune cose le vedo chiaramente da dietro questo vetro. Altre le immagino. Quante diavolo di cose che ho immaginato. E quante poche ne ho vissute. Ne posso contare a stento 3, sforzando tutta la memoria che conosco. Una parla di un bacio fuori dalla biblioteca, a mezzanotte e mezza, dopo l'ennesimo ripasso per l'esame di logica. Una parla di Davide. «Perché non ti lasci andare?» mi aveva chiesto con tutta la perplessità di questo mondo. «Perché non conosco la vita?» gli avrei voluto dire. Invece non ho detto niente e sono scappato a casa. Il Medioevo va dal V secolo al XV secolo. È una delle 4 età storiche in cui viene divisa la storia dell'Europa. Sai cosa? Una convinzione a metà mi sa che non basterà. Secondo l'accezione più diffusa, il Medioevo inizia con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. E sai cosa? La vita non la potrò mai conoscere se mi limito a studiarla su dei libri o a spiarla da una finestra. Non ha senso. Tutto questo non ha senso. Questo paese, i miei 26 anni, l'università, il mio presente e, se non sto attento, anche il mio futuro. Prendo lo zaino da viaggio. Non ricordavo nemmeno di averne uno. Ci infilo dentro lo stretto necessario che comprende vestiti, libri, qualche scatola di medicine, un cappello, scarpe, 2 asciugamani,
penna, quaderno, via. Non so di preciso quello che sto facendo, ma lo faccio. Vado in banca a prelevare, l'estratto conto mi regala una cifra che non è male. Vedi, a non vivere si risparmia. Chiamo mamma e le dico che sto per partire. Lo scopro io stesso in quel momento. Perché? Mi domanda. Non ho la risposta. E dove vai? Non ho la risposta. Quando torni? Non ho la risposta. È difficile spiegare qualcosa che non conosci, ma in qualche modo ci riesco. Scrivi quando arrivi, ovunque sarà. Alla stazione centrale di Bologna c'è il solito casino di chi parte e di chi vorrebbe restare. Non ho un piano e non ho un itinerario. Vado in biglietteria e prendo un biglietto per il primo treno in partenza. Mi sembra di essere in un film. Binario 13, Torino. Parte tra meno di un minuto. Sono tentato di lasciar perdere. Ora va bene tutto, ma quando uno si mette a fare una cazzata si aspetta che le cose siano fuori dal comune. Voglio dire, Torino, 2 ore di viaggio, non mi pare proprio una roba da raccontare un giorno ai nipoti. Comunque alla fine mi dico, segui il flusso. Seguo il flusso. A volte al destino serve tempo. Binario 13, Torino. Arrivo. Arrivato alla stazione di Porta Susa faccio più o meno la stessa cosa. Vado in biglietteria, chiedo del primo treno in partenza. Parigi, Gare de Lyon. Parigi? Sì, Parigi. In che senso Parigi? Nel senso Parigi. Porca miseria, un conto è andare da Bologna a Torino senza alcun motivo. Un conto è arrivare a Parigi totalmente a caso. Allora, lo vuole o no questo biglietto? Lo voglio. Più solenne di una promessa di matrimonio. Questi sono i modi del destino. Scoraggiarti e poi spiazzarti. Depistarti e poi sorprenderti. Era chiaro che non sarei potuto arrivare da nessun'altra parte se non a Parigi, come Camus che sbuca dal retro della copertina di un libro dal mio zaino e che mi pare stia sorridendo. 6 ore di viaggio e finalmente sono arrivato nel posto giusto della mia vita. Lo capisco al volo. Appena scendo dal treno ed entro in metropolitana senza sapere dove andare, guidato solo dall'impulso della felicità. Parigi. Come la spieghi Parigi? Come si racconta questa città? È un sogno, una promessa, un addio, una speranza, una luce accecante, un qualcosa in cui credere. Parigi è la città del possibile. Ti si attacca addosso come l'odore del vino, si riflette nella luce della Torre Eiffel, ti rassicura nella facciata di Notre Dame, ti accoglie dentro il Louvre, ti accompagna ai bordi della Senna. Soggiorno in un ostello a Montmartre, il mio quartiere preferito. Niente di eccezionale, ma il wifi prende bene. Ogni giorno conosco persone diverse, per lo più viaggiatori di passaggio che si fermano per una o due notti per non perdersi la città. Solo un cretino si perderebbe Parigi, in effetti. Di giorno cammino come un matto, attraverso interi arrondissements a piedi. A volte mi perdo nelle strade, seguendo l'odore del caffè o del burro o il profumo di un ragazzo francese che cammina tenendo il naso all'insù. Nelle mie passeggiate sorrido spesso e parlo con le persone che incontro in giro, nonostante il mio francese pessimo e una pronuncia da galera. Mi lancio e non ho paura. La sera invece accendo il PC e cerco qualche lavoro. Nel giro di una settimana trovo un posto in una libreria a Le Marais, 5 giorni su 7. Dalle 14 alle 20 di sera. Accetto subito e poco dopo mi trasferisco in un piccolo bilocale che affaccia sui tetti blu di questa città meravigliosa, la mia città. Mamma mi chiama spesso. Non so ancora rispondere alle sue domande. Perché sei a Parigi? Ma quando torni? Però non insiste. Ha capito anche lei che va bene così. La mia vita vuota e assurda, fino a qualche giorno fa, stava diventando un arcobaleno di colori che mi faceva strabuzzare gli occhi. Non avevo la più pallida idea di quello che avrei fatto il giorno seguente, ma non mi preoccupava, anzi, dentro di me esplodeva energia pura.
passato quasi un anno e la vita a Parigi è incredibilmente semplice. Non intendo dire che sia tutta rose e fiori, eh? Trovare casa, ad esempio, è stato un inferno. I prezzi sono illegali e non funzionano mai le tubature. È solo che dentro di me vedo solo oro che luccica. Il carbone riaffiora solo quando penso al passato. Prima di arrivare a Parigi non avevo mai sentito il sentimento dell'appartenenza. Quando penso a Bologna vedo solo una scrivania che mi ha distrutto. Quando penso all'Italia poi vedo solo un paese che non ha capito niente. Qui invece, qui mi sento a casa, dentro e fuori di me. A volte mi scopro a guardarmi da fuori e all'inizio mi appare una persona che non conosco. Poi mi soffermo ad osservare meglio le sfumature, i dettagli del mio nuovo volto, più rilassato, il suono della mia nuova voce, più dolce, il modo in cui mi esprimo, più sicuro. Mi riscopro. Questo sono io, un nuovo io. Potrei anche cambiare nome, perché tanto non mi appartiene più nulla di quello che ero prima. Sono una persona nuova. Sono tutte le persone che non sono mai stato e tutte quelle che volevo essere da sempre. Aprile. Cammino lungo la Senna. Dell'inverno è rimasto poco e niente. In ogni angolo inizia ad affacciarsi la primavera. È rosa, ha mille profumi, riscalda. Oggi non lavoro. Ieri sono stato a casa di amici a cantare vecchie canzoni francesi e cucinare torte salate. Mi chiamano Lorenzo. Non ho fretta e non ho programmi per il resto della giornata. Andrò a bere un tè da Shakespeare & Company, la libreria storica sulla Rive Gauche, proprio davanti a Notre Dame. Mi metterò a fare una delle mie cose preferite, l'ennesima che Parigi mi ha restituito: osservare. La prima cosa che vedo non ha un'immagine. È un odore. Odore di fumo. Inaspettato. Allarmante. Arriva come un'ondata e sovrasta tutto il resto. Il profumo del gelsomino del mio tè, l'odore dei libri, quello delle sedie in pelle del locale. Tutto puzza di fuoco. La seconda cosa che vedo, invece, è un rumore. Sono urla. Disperate. Provengono dalle persone per strada che agitano le mani e indicano tutte verso uno stesso punto. C'è confusione fuori, non si capisce più niente. L'unica certezza è che è successo qualcosa. Qualcosa di terribile. La terza cosa sono gli occhi. Vuoti, deserti, persi. La quarta cosa sono le lacrime. Scorrono sui visi di cittadini e passanti, di chi si trova lì per caso, di chi è davanti alla cattedrale per una foto, di chi non capisce, di chi invece ha capito. Notre Dame sta andando a fuoco. Parigi brucia. Tutto il resto non lo ricordo con precisione. Mi torna in mente come un sogno confuso ad immagini sfocate. Una coltre di fumo che si alza dalle guglie della cattedrale, un pezzo del tetto che crolla giù, le sirene dei vigili del fuoco, il riflesso delle fiamme sulle pupille di chi era vicino a me, lo spavento, lo stupore. La città che mi aveva salvato, improvvisamente spenta dal fuoco. Un paradosso tutto mio. Da quel momento Parigi è cambiata. I giorni successivi non si parlava di altro, non si piangeva di altro, non si viveva di altro. Tutta la Francia era dentro quelle fiamme. I miei amici non mi invitavano a cena e declinavano le mie proposte per uscire. I colleghi a lavoro erano silenziosi. Per strada nessuno aveva più voglia di chiacchierare, di sorridere. All'improvviso, tutto quello che mi aveva restituito alla vita non c'era più. Notre-Dame de Paris en flamme, l'image provoque la sidération et beaucoup de... Una sera entro in un locale vicino a casa. Alla TV trasmettevano ancora le immagini di Notre-Dame che andava a fuoco. Le odiavo quelle immagini, non riuscivo a sopportarle. Per quanto tempo avrebbero continuato a guardare tutti quella cosa? Io ero lì, quel giorno, proprio di fronte all'incendio. E mentre lo guardavo, i miei occhi non erano rivolti verso l'esterno.
Non c'era disperazione dentro di me per quell'edificio che prendeva fuoco. Non mi interessava, mi era completamente indifferente. La sofferenza dei francesi non la sentivo, non era mia. Per me poteva benissimo prendere fuoco il Colosseo, il Big Ben o la Statua della Libertà, non faceva differenza. Quello che mi annientava piuttosto era interno. Parlava con le mie verità e mi diceva che avrei perso tutto, che la magia sarebbe volata via insieme a quelle fiamme. Lo stesso pensiero che mi assilla stasera, che non mi fa dormire di notte, che mi fa odiare questa maledetta cattedrale. Nel locale c'è un silenzio tombale. Si sente solo il rumore del vetro di qualche bicchiere e la TV in sottofondo dire le stesse tre cose all'infinito. A bruciare non è solo Notre Dame, ma l'essenza stessa di questa città. Bla bla bla. Che noia. In fondo al locale è seduto un ragazzo. Spalle larghe, mani grandi, capelli neri, barba trascurata, occhiaie pesanti, occhi lucidi. È bellissimo. Sembra infinitamente stanco, quasi distrutto. Il Lorenzo di qualche mese fa l'avrebbe osservato all'infinito, consumando poi il suo ricordo ogni notte. Il Lorenzo di oggi si alza, prende due birre al bancone e va da lui sorridendo. Il Lorenzo di oggi è il mio idolo personale ed è qui con me grazie a questa città. Non avrei lasciato che uno stupido incendio l'avrebbe portato via. André non sorride. Ha uno sguardo malinconico. Sembra che sia nato triste. Mi invita a restare al tavolo con lui. È gentile e cordiale. Non capisco se possa essere anche interessato perché i suoi modi sono distanti, come se non gli appartenessero, come se a compierli fosse qualcun altro al posto suo. Chiacchieriamo con semplicità di cose banali, l'ABC di una conoscenza, chi sei, cosa fai, eccetera, eccetera. «Sono un vigile del fuoco», mi dice. «Si vede», gli avrei voluto dire io, ammiccando un po' con lo sguardo. Invece mi fermo. Resto in silenzio. Sento che quello è il punto della sua malinconia. «Sai, quel giorno ero lì. Ero in servizio», mi dice. «Ho visto tutto. Ogni singolo momento di quell'inferno era tra le mie mani. Abbiamo cercato di fare il possibile. Uno dei nostri ha provato a salire per capire meglio come intervenire. Le fiamme l'hanno bloccato. Le fiamme l'hanno ucciso. Fino alle 4 del mattino siamo rimasti lì a cercare di salvare il nostro paese». Piange mentre lo dice. Lì dentro c'eravamo tutti noi. Non dico niente. Mi alzo. Scappo a casa. È un flashback. È una storia che si ripete. Sono di nuovo bloccato in quello che non so, che non capisco, che non conosco. Cosa avrei potuto dire a un uomo che piange di disperazione per il suo paese? Cosa avrei potuto dire a un ragazzo che rischia la vita per il suo lavoro? Cosa sapevo io di tutto questo? Niente. A bruciare non è solo Notre Dame, ma l'essenza stessa di questa città, che non è la mia città. No, non posso crederti. Sono sicuro che ti è avvenuto di desiderare un'altra vita. Gli ho risposto che naturalmente mi era avvenuto, ma ciò non aveva maggiore importanza che il desiderare di essere ricco, di nuotare molto veloce o di avere una bocca meglio fatta. Erano desideri dello stesso ordine. Ma lui mi ha interrotto e voleva sapere come vedevo quest'altra vita. Allora gli ho urlato: «Una vita in cui possa ricordarmi di questa». Questo è il momento in cui il protagonista, avvolto da una indifferenza totale verso il suo destino buio e la sua vita, parla con un parroco. Nei momenti difficili leggo sempre Lo straniero di Camus. Mi pare sia la mia storia, diversa e uguale nello stesso modo. Mi pare di avere proprio quella stessa indifferenza e mi pare, in tutta la mia vita, di non averla sentita solo a Parigi. E invece mi sbagliavo. La verità è che sono stato uno straniero per tutta la vita. In famiglia, con mia mamma che voleva strade diverse per me, a Bologna, dove non c'era niente che parlasse della mia storia, all'università che mi ha tenuto fuori dalla leggerezza,
straniero in Italia, il mio stesso paese, che non mi dava una possibilità, straniero a Parigi, che non potevo offrirmi quello che non possiedo, un'appartenenza. Straniero a me stesso, che non mi conosco, non so chi sono, non so dove posso arrivare. Straniero a tutto. Adesso che vedo questa lontananza, adesso voglio riempirla. Mi chiamo Lorenzo Guerrini e questa è la mia storia. La mia storia è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Francesca Notaro. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Leverini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Strategia editoriale di Eleonora Chiomento. I personaggi di questa storia sono frutto della fantasia degli autori. Ogni riferimento a persone o cose realmente esistenti è puramente casuale. Tutti i diritti riservati per gli Ascoltabili.